Cosa vi aspettate dalla giornata di oggi? Allora, oggi noi ci dovremmo aspettare molto, perché questa è un'ennesima manifestazione che facciamo purtroppo contro i nostri politici regionali che non ci ascoltano. Ormai hanno distrutto il sociale e noi siamo impegnati nel sociale siciliano, che ormai è andato proprio in fumo. Noi desideriamo che questa volta i politici e comunque l'assessore a ramo ci ascolti una volta per sempre e prendono una buona decisione nei nostri confronti e nei confronti della struttura, soprattutto per i lavoratori, che siamo ormai al collasso. Io sono una RSU della CISL e sono impegnata sia a livello sindacale che tutti i giorni presente al lavoro, nonostante 24 mensilità in arretrato, ci sono 5 anni di retribuzione accessoria arretrata per chi naturalmente le deve usufruire, e tra l'altro siamo sempre presenti al lavoro perché garantiamo i servizi ogni giorno sia per gli inabili che i minori stranieri non accompagnati, che finora ci hanno portato, dico, non poche rogne, anche sia a livello economico che a livello proprio umano, perché sono ragazzi che vengono da una situazione particolare e che noi ogni giorno assistiamo. Ma nessuno ci ascolta. Gli indigenti sono loro e noi siamo accodati a loro, perché anche le nostre famiglie sono diventate indigenti. Con questi ritmi lei immagina che cosa siamo, che cosa abbiamo perso, la dignità di padre di famiglia, madre di famiglia e anche di lavoratori. Immaginate voi. Lei da quanti anni è impegnato nella struttura? 15 anni. Ci racconta come fa a sopravvivere. Non è una situazione facile, sicuramente. Quello che è da rimarcare è la mancanza assoluta di sensibilità da parte dei nostri politici, sia locali, sia in ambito provinciale, peggio che mai in ambito regionale. Gente insensibile. Non la definirei in maniera diversa.